per il terzo anno consecutivo è stato firmato un protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale di Cosenza, l'azienda ospedaliera e la banca del latte Galatea per rispondere alle esigenze delle mamme e dei loro neonati. Una fattiva sinergia resa molto efficace dal supporto della Polizia Municipale che si occupa del servizio domiciliare di raccolta del latte materno. Si ha la possibilità di ritirare il latte delle donne donatrici presso il loro domicilio e poi essere trasportato nella nostra unità operativa, dove il latte viene pastorizzato e utilizzato per essere somministrato a tutti i neonati pretermine e ad alto rischio. Questo protocollo d'intesa ha un valore altamente culturale, tant'è che la banca del latte è diventata banca regionale, l'unica presente in Calabria. I nostri bambini prematuri ricevono latte umano della propria mamma o latte di banca umano donato, con chiaramente una prevenzione di tutte quelle che sono le malattie infettive, allergiche e garantendo a loro una sopravvivenza sicuramente migliore. L'iniziativa si inquadra in una visione ben più ampia che, secondo le politiche messe in campo dal sindaco Chiuto, guarda al benessere e alla salute dei cittadini, dalla nascita fino all'età avanzata. Tutte le nostre politiche sono incentrate su un'idea di città da progettare, da costruire e anche da gestire, che ponga al centro l'obiettivo del benessere delle persone e del miglioramento dello stile di vita. Oggi già metà della popolazione mondiale vive nelle città, fra qualche anno ci saranno concentrati 2/3 della popolazione mondiale, fra cui molte persone in età avanzata. Quindi le esigenze cambiano, noi dobbiamo far capire alle persone che devono spostarsi a piedi nella città, perché spostandosi a piedi possono prevenire malattie. Voglio dire che riguardano per esempio l'obesità, il diabete, quelle malattie non trasmissibili che sono causa, diciamo, di molte morti. Così dobbiamo limitare il traffico veicolare, perché comporta congestione urbana e inquinamento ambientale. Questo è una delle cause di morte più importanti. Non è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di epidemie urbane adesso. Quindi il nostro obiettivo è la prevenzione, quindi la qualità della vita, soprattutto in termini di salute e di benessere delle persone all'interno della città, da trattare come un bene comune.